Dopo oltre un anno dalla chiusura, Piazza Bilotti a Cosenza è stata restituita ai cittadini ma anche alle attività commerciali dell'area già duramente colpiti dalla pandemia. La decisione del Tribunale di Cosenza è arrivata a poco meno di un anno dalla apposizione dei sigilli disposta dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Catanzaro nell'ambito dell'operazione denominata Piazza Sicura. Il dissequestro riguarda solo una parte dell'area situata nel cuore del centro storico della città. Ritornano fruibili il parcheggio interrato per le automobili e l'area food. Resta invece il vincolo solo per l'area del museo multimediale. Il vice sindaco Francesco Caruso. Finalmente oggi sono in corso le operazioni per la restituzione della piazza nella sua quasi totalità alla cittadinanza di Cosenza. Siamo soddisfatti, sono in corso le ultime attività di verbalizzazione di concerto con la Guardia di Finanza. A seguito di queste attività potremo rimuovere finalmente le transenne che inibiscono l'accesso e l'utilizzo al pubblico e restituire la fruizione delle piazze ai cittadini e alle nuove generazioni, soprattutto, come ha avuto modo di sottolineare il sindaco, alle quali andrà di nuovo la possibilità di utilizzare un'opera di architettura moderna, di grande valenza e qualità urbanistica e architettonica che noi abbiamo voluto a tutti i costi fino in fondo, nonostante il percorso travagliato di quest'opera, nonostante gli ostacoli che si frapponevano all'obiettivo. Adesso abbiamo dovuto superare queste ulteriori difficoltà, ma siamo alla riapertura, quindi c'è grande soddisfazione.